Ed eccoci qui. Ho pensato oggi, avendo un po' di tempo libero, di fare una live speciale anche di mattino, così vediamo se riesco a rankare ancora di più. Tra oggi e domani, penso, entro fine settimana dovrebbe uscire finalmente la nuova espansione, che ancora non c'è. Infatti non c'è stato nessun aggiornamento ancora su Hearthstone oggi. Ancora in preacquisto, infatti. Comunque, entro la fine settimana dovrebbe uscire la nuova espansione. Di preciso ancora non so nulla. Tu questo, riprendo i mazzi forti di ieri sera e continuo da lì. Questo era l'ultimo mazzo che ho usato ieri. Facciamo una partita con questo. Perché sono sicuro che questo mazzo qua è abbastanza buono, soltanto questione di trovare l'avversario adatto, diciamo. O una cosa del genere. Ok, questo potrebbe essere utile. Anche questo, perché se mette in campo molte Silver and Recruit, questo di qui potrebbe fare una strage praticamente. Ok, Wisebot. Buongiorno anche a te, Wisebot. Sta già iniziando a riempirsi il campo di Silver and Recruits, forse. E va bene. Anche io. Se non posso fare altro, per ora metto anche io qualche Silver Hand in campo. Che si scontrano a vicenda. Beh, se continuiamo così è abbastanza inutile. Se non continuo a pescare nulla di utile. Potrebbe essere un noble sacrifice quello. Non lo so. Ah, Repentance. Ok, è diventato un 1-1. Quindi al momento è meglio evitare le magie. Piuttosto li schianto tutti tra loro. GG. Good game. Well played.
Ok, adesso senza il pyromancer in campo posso anche mettere. Posso anche usare delle magie. Questa è sprecata per ora. Questa è sprecata perché ho una Silverhand sola. Quindi però mantengo il vantaggio di Silverhand, vediamo cosa succede. Ah, ce l'ha anche lui. Il Doomsayer. Io ce l'ho un altro mazzo. Ok. Vede, per questo motivo non sopporto le battaglie speculari perché sono una perdita di tempo. Facciamo quasi sempre le stesse mosse e basta. Una perdita di tempo completa. Cosa fa questo? Ah, dà più 3 di attacco a un suo mostro. Ok, quello deve decisamente sparire. Ma intanto facciamo sparire questo. Con questo gli faccio 3 danni. Il Worgen è una di quelle carte che servirebbe all'inizio della partita. Costa 1, ha poca vita, poco attacco. Utile all'inizio, anche perché ha stealth. Ok, se l'è curato. Se l'è curato. Cosa posso fare? Posso usare questa di qui per fargli 4 danni. Ok, sì, glielo ammazzo. Mi spiace sprecare così una consecration, però quando c'è bisogno, c'è bisogno. Ok, mettiamo in campo di sera. Meglio non sprecare quei 4 attacchi l'ultimo colpo dell'arma perché potrebbe servirmi. Questa è una carta buona. Questa è decisamente una carta buona. Questo è il lifesteal, questo potrebbe servirmi. Devo solamente giocare a Icecrown, basta, ho capito. Devo solamente fare Icecrown. Allora.
Ottimo, dai. Isera mi sta dando carte fantastiche oggi. Inizio ad attaccarlo un po', dai. Adesso questo di qui mi si distruggerà. Ok. E alla fine abbiamo vinto. Dopo tanto, tantissima perdita di tempo, vediamo se riesco ad arrivare al rank 20. Almeno mi garantisco anche il dorso di questo mese. Ah, ottimo, c'è anche una quest. Un'altra vittoria e finisco anche una quest. Vediamo se ho qualcosa con lifesteal da poter mettere nel mazzo. Ah, ce l'ho questo. Ottimo, e lo metto allora. Ok. Non pensavo di averlo. Questo l'ha usato prima l'altro paladino. Ha carica e lifesteal, è utilissimo. Ottimo il Worgen all'inizio, ottimo. Vediamo anche che tipo di druido è questo. Uno e due. Con questo tipo di mazzo è importante tradare quando possibile. Infatti.
tutto qui. Non per dire, ma ne ho un altro. Prima vediamo il juggler se resiste un po'. Potrebbe usare swipe, se ce l'ha. Oppure una carta completamente inutile. E lasciarmi in vita il juggler. Perché non vanno mai così bene le partite? Dovrebbero essere tutte così. Vabbè, dai. Ha soltanto 9 di vita adesso. Devo togliergli quella taunt in qualche modo. 4-3-7. Ho sacrificato tutto, ma almeno gli ho tolto la taunt. È servito a questo. Ora però sono senza mostri. Mi servirebbe un Boggy Creeper o Ysera. Ysera se è sempre utile. Tra l'altro ora sono proprio al 9, quindi se riesco a pescare di sera posso metterla in campo. Devo credere nel cuore delle carte. E avanti, fai sta mossa. Finalmente. Ok, il Bog Reaper, ottimo. Ed è arrivato anche il gatto. Yeah. Ok, Miro, però spostati, dai. Dai, spostati.
Adesso sono tornato in vantaggio, se riesco a mantenerlo. Vantaggio di mosse sul campo, di certo non di carte. Questo è un problema adesso. Questo è un problema. Poteva dar ricarica e togliermi il bug creeper. Non gli ha dato carica, poteva... Ma... Che cazzata. Tanto me l'avrebbe ammazzato lo stesso con il veleno dei ragni, quindi... È la stessa cosa. Tanto o a 1 di vita, o a 7, o a 50, con il veleno muore qualunque mostro. Tranne The Darkness, a quanto pare. Ok, questo mi manca. Ora quel ragno velenoso è un problema perché se metto Isera me l'ammazza. Ragno velenoso è un problema. Ok, non è più un problema ragno velenoso. Ottimo. Speriamo di pescare Isera o Deathwing, dai. Tra l'altro Deathwing posso metterlo senza penalità in questo momento perché avrei soltanto lui in mano se lo pesco. Che perdo una Silver End Recruit, un grande perdito. No. Niente Deathwing. Di nuovo quello ha messo. Ok, Isera. Ottimo, meglio di niente. Questa è utile. Questa è utile. E 4-8. Ok.
Ah, questa è inutile. Vabbè, ovviamente l'avrebbe rimesso, quindi è stato abbastanza inutile. Vabbè, questa l'abbiamo persa. Comunque, c'ero quasi. Cioè, avessi pescato Deathwing, forse sarebbe stato meglio. Avessi pescato Deathwing, forse mi sarei potuto salvare. Invece, niente. Riso finché posso, ma tanto ho soltanto 2 di vita. Deathwing non l'ho pescato, quindi ormai ho perso. Mi bastano 2 colpi della sua hero power in questi 2 turni e ha vinto. Anche perché non ho neanche taunt. Questa è finita così. Pazienza. Tanto in questi rank non si perdono stelline, quindi non me ne faccio un problema, non mi interessa. Si vince, si perde. Questo mazzo comunque è discreto, però questo mazzo è discreto. Di solito si vince facilmente. Bisogna trovare semplicemente l'avversario adatto, come il paladino di prima. Comunque basta un'altra vittoria, visto che non si perdono stelle, e salgo al 20. Quindi me ne basta un'altra, sia per completare la quest che per rankare. Andiamo con l'hunter. Mi piace cambiare mazzi. Non mi piace fare sempre le stesse cose, usare sempre lo stesso mazzo in tutte le partite. Quindi cambiamo un po'. Ok, sono tutte carte buone. Tutte carte buone. Me le tengo tutte. Stealth ci sto. Ok,
Vabbè, ora usa execute, ovvio. No. L'aspetta forse per un mostro più... L'aspetta per un'occasione migliore, forse. Forse per questo userà Whirlwind ed Execute, vediamo. Ogni tanto bisogna anche saltare i turni senza attaccare nulla. Non sempre è buono attaccare, tipo questo che ha 11 di vita. Vediamo cosa fare adesso. Ok, questo è ancora più effettivo dell'execute più whirlwind. Non ci ho mai pensato. Praticamente infliggi due danni a tutti i mostri. Però anche ai tuoi. Ai tuoi stessi mostri. Ah, due di attacco, non cinque. E poi ci sono anche io che non leggo quanto attacco e vita hanno i mostri. Ok, vabbè, dai, la prossima poi la vinciamo. Forse. Userà adesso l'execute, penso. Beh, anziché farmi due danni al mostro, me ne ha fatto uno solo in questo modo. Questo significa farsi male i calcoli. Lifesteal, buono.
questo è OP, questo è OP, Ratface è OP. Cos'è questa schifezza? Vediamo che altro gli regala adesso. Vabbè, dai. Nella prossima uso il mago, che il mago sembrava funzionare abbastanza bene ieri sera. Vediamo se con il mago riesco a vincerlo. Non ho pescato neanche King Crush. Non ho pescato King Crush. Non poteva servirmi King Crush. Devo farmi un nuovo warrior funzionante. Tanto ormai questa è persa, quindi è momento di cazzeggiare. Avessi tutte queste carte. Ok, andiamo con il mago che funziona abbastanza bene. Forse. Comunque anche il mazzo dell'Hunter è da aggiornare, eh. Avrei King Crush nel mazzo, però non l'ho pescato. Ovviamente, speculare. Ah, facciamola contro un altro avversario, mi stufa le speculari. Come abbiamo visto prima, le speculari sono una perdita di tempo. Mi stufa. Voglio farla contro un avversario diverso. Magari vorrei provare di nuovo contro il Warrior di prima con questo mazzo del mago. Perché a me piace sperimentare, poter capire le debolezze e le non debolezze. Ancora no, basta. Allora, dicevo, mi piace provare le debolezze di un mazzo contro diversi personaggi, contro diverse classi. Usare la cosa di pratica non ha senso. Ha senso contro un vero avversario, perché ci sono mazzi, mazzi e mazzi, mentre quelli di pratica sono sempre gli stessi, praticamente. No, dai, non è possibile, tre volte di fila il mago. No. Voglio provarlo contro un'altra classe, ho detto. Sono una perdita di tempo, le speculari. Finora siamo usciti sempre paladini e warrior. Oh, ok, perfetto. Va già meglio.
Allora, queste costose le togliamo di mezzo. L'Arcanine te lo lascio, lo uso al terzo turno o anche al secondo, a seconda di cosa pesco. Dipende se non devo usare la Frostbolt. Ok. Questo può essere utile più avanti. Essendo poi contro un paladino ancora meglio. Un po' come il Consecration, però infligge soltanto un danno e soltanto ai mostri del nemico, non anche al personaggio principale. Allora, facciamo così. Lo cura questa. Questo è un problema. Prima usiamo questo. Ok. Non so perché sprecare un segreto del genere con una Silver End Recruit. Si infligge soltanto 5 danni da solo, così. Quello l'ho aggiunto anche al mio mazzo adesso. Solo che non mi è uscito così in fretta, quindi non ho potuto evocarlo subito. Ok, ce l'ho anche io quello che mi cura. Per ora. Thank you.
Forse era meglio usare Blizzard in combo con questo. Posso usarlo in combo con questo però. Quindi adesso ha soltanto quelle spell. È un'arma. Ottimo, spreca 7 danni così, ammazzandoselo da solo. Esattamente ciò che volevo, il Mana Wyrm ha funzionato alla perfezione. Questa volta la trappola ci è cascato in pieno. Ok. Ah, danneggiati. Ok. E alla fine è finita bene. Seconda vittoria, quest completata, rank 20. Ottimo. Perfetto, 50 gold. Ok, questo mazzo qui è abbastanza buono. Lo tengo ancora. Abbastanza decente. Dovrei farmi un mazzo nuovo, avrei spazio per farmi un mazzo nuovo. E dovrei rivedere questi mazzi wild, magari cancellarne qualcuno.
Ad esempio, dovrei provare questi di qui. Macfist l'abbiamo già visto l'altro giorno, è buono. Questo qui è il mio mazzo preferito, quindi non lo cancellerò mai perché è il mio mazzo col quale ho iniziato a rankare. Quindi, nostalgia. Anche questo qua, il vecchio midrange. Questo qua forse non penso funzioni più neanche in ranked e neanche in wild. Comunque, questo di qui, questo Custom Warrior di qui. Penso di cancellarlo. Facciamo un'ultima partita con questo mazzo e poi lo cancello o lo modifico. L'ho riempito di taunt, però la curva di mana non è granché. Mi dà molti minion troppo costosi. Ne ho 3 da 1, poi ne ho molti da 2, 2 soltanto da 3 e moltissimi da 4. Poi vabbè c'è Grommash che è ottimo, però costa troppo per tenerlo alla prima mano. Occupa spazio inutilmente. Spero piuttosto di ripescarlo. Ok, proviamolo contro il mago, dai. Però mi scudo e vado avanti. Non posso fare altro. Ha usato un segreto da 3. Potrebbe essere Mirror Entity. Ok, nel caso fosse Mirror Entity, io l'ammazzo. Ottimo, adesso glielo ammazzo. Chissà perché me l'aspettavo. Non so se è un'ottima idea sprecare l'execute adesso su un 4-2. Aspettiamo ancora, vediamo cosa mette.
Ora usa Frostbolt. No, Volcano. Ancora peggio. Che poi è dello Shaman questa carta. Infatti è blu, è dello Shaman. Adesso me lo polimorfa sicuramente. E infatti me lo polimorfa. Ottimo, almeno non mi polimorfa Grommash. Se ci arrivo. Almeno non è Vaporize. Mi ha regalato un casino di armatura questo qui. Orpnk. Bravo, spreca le fireball, così non ne hai per quelli grossi. Vabbè, questo ha 10 però di vita. Il mio ha sempre 10 di vita. E non ha neanche l'altro polimorfo in mano.
Sta sfregando tutte le magie contro questa esca. E non potrà usarle poi su Grommash. Oh, anzi, su Deathwing, che è 12-12. Se lo pesco. Dov'è? Dov'è Deathwing? Niente, niente Deathwing, niente vittoria. Questo mazzo si basa su Deathwing. Si basa su Deathwing e Grommash, questo mazzo qui. Senza Deathwing non posso fare nulla. Ora arriva Deathwing. Cosa me ne faccio ora con due di vita? Vabbè, lo metto lo stesso, se ne frega. Non serve più a niente adesso. Adesso mi ammazza, ho due di vita. Non posso fare più niente. Me lo polimorfa pure, ovviamente. Mi servirebbe Grommash. Niente, non va. Togliti, Milou! Ok. Dal 20 in poi si perdono stelline, quindi bisogna fare attenzione. Fino al rank 21 non si perdono le stelline, mi ricordavo bene, è dal rank 20 che si inizia a perderle. Quindi, come ho detto prima, questo mazzo di qui non è granché, si basa troppo su Deathwing e Grommash, costano troppo e non sempre li pesco. Quindi per ora io lo toglierei questo mazzo di mezzo. Ok. Questo è il druido classico, adesso il rank 20 non serve più a niente. Poi vediamo un po'. Silence, Holy Smite, Inner Fire, questo è praticamente il mazzo base del priest. È il mazzo base del priest. Non è un mazzo standard del priest, questo è un mazzo base. Voglio capire perché è wild però. Ah, ok. Ok. Taunt. Ok, questo può servirmi. Una taunt, devo mettergli al posto di questo. Vediamo che taunt ho. Ok, usiamo questo. Dai. Potrei farlo con Chitun. Però tra un po' penso che anche Chitun diventerà wild. Chitun diventerà wild tra poco. L'Aukenai potrebbe essere utile, dai. Ok, adesso ho un prete standard. Proviamo questo, vediamo com'è. Do it.
Warlock. Ok, questo personaggio non l'ho mai visto. Se qualcuno sa come si sblocca questo personaggio qui, ditemelo pure. Non l'ho mai visto. Norchild, perfetto. Ok, sa che il prete non ha armi. Potete nerfare la Northshire. Però lo lascio così, vediamo se sopravvivo. Praticamente è un po' come avere l'arco dell'Hunter utilizzabile su qualunque personaggio quando c'è l'Arcanine in campo. Toglie due. C'era una carta per l'Hunter che permetteva di poter mirare con col potere eroe.
stesso. Ok, si può perdere tutte le stelline, ma non si può tornare al rank 21. Quindi, ok, questo mazzo di qui, via, fa schifo. Allora. Adesso ho 4 slot per dei mazzi, sto offrendo un po' di spazio. Rispetto all'inizio che c'erano soltanto 9 mazzi possibili, ora anzi 9 in più, sembra una grandissima cosa. Ancora meglio se li facessero infiniti. Però mi accontento, rispetto a 9 comunque c'è già molto più spazio adesso. Vediamo perché questo midrange è wild. Sicuramente per Dr. Boom e Kel'Thuzad. E anche per Lord Shredder, che è gnomi contro Goblin. Dragon Mage. Questo dovrebbe essere quello con Deathwing. Sì. Nefarian. Vabbè. Direi che questo si spiega da solo per quale motivo è in wild. Altro shaman di qui con Kel'Thuzad, Rengar Knight, vediamo se si può adattare. No, troppe carte wild, no, torna wild, ok. Voglio vedere se c'è qualche mazzo wild che posso adattare in standard. Questo è tutto completamente wild. I mazzi mech ormai non vanno più in standard, perché la maggior parte dei mech sono quasi tutti goblin contro gnomi contro goblin, quindi no, i mech dobbiamo tenerli wild per forza. Comunque questo è un buon mazzo. Ottimo. Beh, creiamo un mazzo nuovo del prete. Standard. Vediamo come va. Ah, mi mancano troppe carte per questi. Partiamo da quello classico. Mi manca Prophet Varen. Al suo posto metto Ysera, magari. E al posto di... sono tutte buone. Ah, al posto di un Aukenai, magari... No, l'Aukenai no. Ah, Chillbind di Yeti. Potrebbe esserci qualcosa di meglio di questo, quindi vediamo un po'.
Vediamo un po'. Con 4 di mana cosa abbiamo? Avremmo il light spawn, già c'è. Ok, 3, 6. 4, 5. 4, 3. 2, 6. Shifting shade, ok. Questo bisogna curarlo. Quindi questo va usato in combo con Circle of Healing. Ancora meglio anche Laucenai e Circle of Healing infligge 4 danni a tutti i minion. Ottimo. Al posto di questa taunt mettiamo questa. È meglio. Vorrei mettere anche Deathwing come endgame. Sempre utile. Vabbè, lasciamolo così per ora. Proviamolo. Questo ovviamente è il mazzo classico, mazzo base, cambiando leggermente qualche carta. Al posto del Sengin ho messo la tartaruga, che è una taunt ancora migliore, perché quando muore da più uno a un mio mostro. Ho aggiunto Ysera, che non c'era, al posto del Prophet Velen, che non ce l'ho. Testiamolo. Piuttosto che cercarli su Earthbound, preferisco imparare a farmeli da me. Malkezar mi manca. Ok, questa ad esempio mi manca pure. Ok, va usato in questo modo, visto? Injured Blade Master con la in combo con il Circle of Healing. Potrebbe avere il Counterspell, quindi meglio non sprecare magia in questo momento. Caso dovesse avere il Counterspell.
Come se non l'avessi attaccato. Però così è così giusto fidarselo. Ok, non era Counterspell, però mi ha fottuto il Top Steel. Bellissimo, 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 cosa gli ho preso? Grazie mille, questo è mio utilissimo. Ottimo. Allora. Bellissimo. Ah, no, non posso usarlo subito. Questo comunque dovrei metterlo con qualsiasi mazzo. Devo sbloccarlo questo. E dai! Mi ha trovato le carte migliori. Ora magari a Counterspell. Niente Mirror Entity. Dai, che schifo. Mi ha dato una carta inutile, la peggiore che poteva darmi. Innkeeper non mi conta quante spell sto usando in questa partita. Sarebbe utile quando avessi questa carta veramente nel mazzo.
Almeno col Mirror Entity gli ho dato la carta peggiore. Forse era questa la carta peggiore, 3-3, questa 3-5. Vabbè, non importa. Qui ho rischiato perché avrebbe potuto anche avere Counterspell. Ok, non ha il Vaporize, quindi l'attacco direttamente. Sicuramente avrà Ice Block. Ok, Mirror Entity, ho fatto bene a non mettere questo. Ottimo. Allora, i Mirror Entity li ha usati tutti e due, quindi non dovrebbe averne più. Mi servirebbe uno spell damage in questo mazzo. Potrebbe avere un'altra runa. Potrebbe avere un'altra runa esplosiva. Io rischio. Io rischio. Vabbè, ho rischiato. Comunque questa carta è bellissima. La voglio questa leggendaria io. Sì, dai, anche i cani, non ci credo. Che culo che ha questo? Ok. Ancora. Se li sta ammazzando da solo. Se li sta ammazzando da solo, dai. Ottimo. Tanto voleva mettere Deathwing a questo punto, no? Ok. Non so se ha di nuovo Mirror Entity a questo adesso. Vabbè, il mio ha più vita. No, ha meno vita. Ha decisamente meno vita. Ok,
Comunque, quella leggendaria di là, Yogg, come si chiama, devo assolutamente craftarla. Già ho trovato quindi la carta leggendaria da craftare con i primi mille e qualcosa di mana. Quella veramente. Anche se prima comunque vorrei cercare di sbloccare Prince Malkezar completando Karazhan. Beh, non ho più mostri in mano. Intanto gli ammazzo questo. Non ho Death Wing del mazzo, quindi non posso sperare di improvvisi ribaltamenti. Quando se l'è cambiato il potere eroe? Ha vinto. Per poco ha vinto. Ha vinto. Questa carta è OP veramente. Però si sta suicidando. Rischia anche di suicidarsi. Ah, ecco come gli è cambiato il potere eroe. Gli è cambiato prima con Yogg Saroth. Ok. No, se si suicidava era fantastico. Mi ha curato. Non finisce più questa partita. Niente, ormai penso che abbia vinto. Mind Spike, infligge 2 danni. Non ho più neanche Aukenai, quindi non posso ammazzarlo. Avessi avuto adesso un Aukenai, avrei usato Aukenai e poi il potere eroe l'avrei già ammazzato. Mi sono finite ormai.
Vabbè, è stato abbastanza divertente, però. Registro finché posso, ma tanto ormai ho perso. Anche perché ha ancora l'ice block. Ha ancora l'ice block addosso. Quindi anche quando non lo posso neanche ammazzare. Nel caso se mi sopravvivesse qualcosa e potessi attaccarlo. Se si ammazzava prima con Yogg-Saroth sarebbe stato epico. Quello sarebbe stato veramente da highlight. Purtroppo non ce la facciamo. Ottimo, abbiamo vinto! Abbiamo vinto, svolta, svolta di culo. Tanto adesso non aveva l'ice block. Grandioso! Ottimo, grandioso. Ok, questa non me l'aspettavo, è stata la vittoria più epica di sempre. Una delle più epiche almeno. E veramente questa svolta alla fine non me l'aspettavo. Questo andrà sicuramente tra gli highlight. 1 ora e 43, 1 ora e 40 circa, ok. Questo andrà tra gli highlight. Va bene, gente, io per adesso stacco e ci rivediamo stasera con la prossima live. Perché pomeriggio non penso di farcela streamare, quindi alla prossima. Ciao a tutti. Tra un po' poi, tra un'ora qualcosa sarà ora di mangiare, quindi devo preparare gli highlight e fare tutto il resto. Vabbè, alla prossima. Ciao a tutti. È stato meraviglioso.